proprio dare voce alla storia di Nujin, grande esperta di storia, nazioni, animali, soppopera e Nobel cuisine. Non può reggersi sulle sue gambe, un disguido per nulla irrisorio, ma da Aleppo arrivata a Berlino con tutto che aveva un problema motorio. Per Nujin che non cammina, la TV è il suo grande maestro, ogni programma che sia di spessore o di gossip ne recita il palinsesto. La vita l'ha vista privata di tutti gli acerbi momenti di gloria, ma le ha donato un portento di spirito, autoironia, incredibile memoria. Lo sapevi che le giraffe non fanno versi per l'assenza di corde vocali? Che James Cook in missione esplorativa trova l'Australia in circostanze casuali? Che Capodanno arriva sempre in primavera, però Saddam l'ho reso un anniversario letale. Cos'è gas ha rovinato l'atmosfera, intossicando tutti i curdi dell'Iraq settentrionale. Aleppo diventa uno scheletro, per Nujin è arrivato il momento di lasciare i suoi effetti la TV, tutti i ricordi d'una vita chiusi in un appartamento. Atene, poi Smirne, Loiana, Belgrado, dall'altezza di una sedia ambulante. Come fai, chiede la gente, non ho scelta, è la risposta lapidaria, ma oltremodo elegante. Lo sapevi che per vedere i risultati devi volerlo con tutto te stesso? La meta che pensi sia così lontana si nasconde nel concederti e darti il permesso. Lo sapevi che una scelta coraggiosa dall'universo non è mai ignorata? Che se pensi di voler cambiare vita sarà meglio che cominci col cambiarti la giornata. Lo sapevi che se ti fermi ad osservare avrai più tempo, benefici e vantaggi? La frenesia porta soltanto malattie, gente frustrata in uno schema di spiacevoli retaggi. Lo sapevi che ho passato 6 nazioni su una sedia a rotelle, non ci avreste mai creduto. Ma per me non c'è di che meravigliarsi, dopo tutto il fatto è che l'ho soltanto voluto.